Grazie a tutti. Io purtroppo Giorgio appunto riprenderò i miei tempi comunque, tanto a questo punto era prevista la fine, erano previste le domande, le faremo appunto magari il 29, appunto pomeriggio, anche per non togliere tempo a Vincenzo. E guardate, contrariamente a quanto era, l'avevo detto anche a Giorgio, a parte il fatto bellissimo questa mattina, ma anche perché ho visto che i colleghi scrivono e stamattina quando sono arrivati e c'è stata una considerazione nelle chat che ho visto, che hanno detto è bello, dice, essere qui a condividere tutte queste esperienze culturali, sembra di essere una grande famiglia. Sono d'accordo, nel senso che, al contrario di immunologi e virologi, si stanno leticando, si stanno scannando fra di loro, noi invece condividiamo scienze con le competenze, ognuno la biofisica di Pier Giorgio, è bellissima relazione, veramente allegrino, non ti avevo mai sentito, veramente, complimenti. Io, guarda, non sono ovviamente un omeopata, condivido diciamo un'allopatia diversa, è quella fisioterapeutica, ma ti rispetto veramente, bellissima lezione, soprattutto come l'hai coordinata la fisiologia e la fisiopatologia. Quindi ti ascolterò volentieri alla scuola d'alta formazione. Oggi Giorgio mi ha detto, fai una lezione, c'era scritto lì l'immunità, allora, quello l'ho trattata la domenica scorsa, la ritratterò anche il 3, però ricordate questi concetti che esprimerò, li concentrerò molto nella scuola di alta formazione. Quindi do delle pillole, delle belle pillolone che poi verranno estese. E grazie per le tue parole, Giorgio. Passo subito. Allora, i meccanismi del danno ipossico. Oggi volevo concentrarmi sull'ipossia e lo sviluppo del cancro. Allora, guardate, i danni, diciamo, dal punto di vista ipossico implicano il fatto che si va a giocare purtroppo su meccanismi che riguardano in particolare, vedete, il discorso che il cambiamento, diciamo, che ci può essere, vedremo nella glicolisi anaerobia con cambiamenti di pH, il cambiamento nel decremento della fosforilazione ossidativa, il gioco che è lo stato ipossico, gioca sui canali del calcio e su, diciamo, anche lo scambio sodio-potassio, la pompa ATPase dipendente, e inoltre anche sull'influsso anche di acqua, appunto, e di calcio all'interno della cellula. In morale della favola, un rigonfiamento poi a livello osmotico. E lo, diciamo, il danno cellulare che ne consegue. Tutte queste cose poi verranno molto approfondite. Vi ripeto, vi sto dando delle pillole, non perché vogliate scrivere, ma perché avendo più tempo poi le spiegherò nella scuola di formazione in estremo dettaglio, avendo 4 ore a disposizione. Allora, guardate, Semenz, professor Semenz, ma non solo lui, vedremo, tanti anni fa sul prestigioso New England disse, dice, rilevazione d'ossigeno, le famose review, che si chiamano meccanismi della malattia bellissime, che vi prego sempre di leggere perché dopo 6 mesi vi ricordo che il New England è libero d'accesso, andate a cercare proprio queste review. Ossigeno, omeostasi e malattia. E cosa è venuto fuori? Che da anni Semenza lavorava, vedremo insieme a altri due suoi eminenti colleghi, su quello che è il fatto di un fattore di trascrizione che regola, che ha regolato lo stato ipossico, ovvero l'HIF-1, che tra l'altro si presenta come un complesso eterodimerico, costituito quindi da due subunità, in cui una è la subunità alfa, che è regolata direttamente alla concentrazione di ossigeno, e l'altra invece è una subunità beta presente già nella cellula, costitutivamente espressa. Attenzione, dicevo che la prima subunità, quella 1 alfa, è funzione dell'ossigeno. Infatti, se vedete questa curva, proprio il lavoro fatto da Semenza, si vede proprio il flesso, un flesso che significa aumentando la concentrazione dell'ossigeno, diminuisce la capacità di espressione a livello nucleare della subunità 1A, scusatemi, della possibilità di appunto l'espressione dell'1-alfa, che invece è massima quando la concentrazione dell'ossigeno in flesso è sotto il 4-5% della PO2 normale della cellula. Quando più si va quindi sotto 1% addirittura, si arriva a una massima espressione. Ma guardate, questa che io considero, l'ho fatta in un'altra versione. Domenica scorsa l'ho fatta in una versione diversa, che serve per dare anche, diciamo, i colleghi e anche molti studenti mi conoscono che io voglio esprimere a volte concetti con slide diverse, proprio per vedere le sfaccettature che a volte possono apparire nei giornali o nelle riviste, nelle rassegne scientifiche, per non essere impreparati. Questa è molto importante, la voglio spiegare veramente in dettaglio. Allora, guardate, è la regolazione proprio dell'HIF mediante la idrossilazione della prolina. Vedete, cosa succede? Sono stato di normossia, vedete qui, il fattore inducibile all'ipossia, appunto l'HIF, 1 alfa, è idrossilato da una specifica idrossilasi.
che è proprio la pluriidrossilasi. Ce ne sono tre, una, due, tre. Comunque il tipo 1 è più attivo, perché lavorano in presenza di ossigeno, ferro bivalente e ossoglutarato, il chetoglutarato, quello famoso del ciclo di Krebs. Ma guardate, attenzione, è molto importante, è l'ascorbato, la, diciamo, vitamina C. Ma cominciamo a chiamare queste molecole in maniera funzionale. Ascorbato. Allora, guardate, HIF1-alfa idrossilato è riconosciuto da un fattore che si chiama PVHL. Cosa significa? Attenzione, è il prodotto del von Hippel-Landau, un prodotto del gene suppressore, che insieme a un complesso di multisubunità che è l'ubiquitin ligasi, etichetta l'H1-alfa e fa in modo che la poliubiquitina, e in questa maniera, diciamo, in pratica blocca questa subunità dell'HIF, questo Hippel-Lindau, e la rende rucchettata all'azione di questo enzima, cioè questa poliubiquitin ligasi. In questa maniera che cosa accade? Vedete sulla parte destra in alto? Questa la via verso la degradazione cellulare nel proteasoma. Quindi è un meccanismo di controllo che esercita proprio questa prolinidrossilasi, vi ripeto, soprattutto ascorbato dipendente. Ma se questo non accade, una situazione di ipossia, soprattutto di ipossia più spinta, aumenta la concentrazione, invece non si ha più, si ha un'inibizione purtroppo di questa prolinidrossilasi e si ha un aumento di concentrazione citoplasmatica della subunità 1-alfa, che quando aumenta di concentrazione le permette di trasmigrare proprio a livello nucleare. E chi trova lì? Trova, lo vedete qui sotto in giallo, il gemello, l'unità, diciamo, gemello che è la 1 beta. Si uniscono insieme e con la presenza di alcuni coattivatori che vedremo adesso in dettaglio, i CBP300, fanno un complesso multiproteico che va a agire, che viene recepito proprio da di elementi regolatori presenti nelle sequenze geniche del DNA e che attivano la trascrizione di una serie di geni, come vedete sotto, che vanno dall'angiogenesi, l'eritropoiesi, l'apoptosi, il cambiamento della glicolisi, vediamo lo shift glicolitico, la regolazione del pH e non solo. Quindi una serie di fattori veramente incredibili che appunto poi, quando avremo l'occasione, quando avrò più tempo, spiegherò in dettaglio. Eccoli qua, vedete? Queste condizioni di ipossia di cui vi stavo parlando, e cioè vedete che i coattivatori sono proprio questa CBP300 pool 2 complex, che fanno in modo appunto che uniscono il complesso 1-alfa che è trasmigrato nel nucleo al suo gemello 1-beta e l'eterodimero diventa funzionale per trascrivere questo angiogenesi, cambio del metabolismo e proliferazione cellulare. Da chi dipendono questi fattori? Ecco, attenzione, importanti, giò delle idrossilasi, che sono tutte ascorbato dipendenti, dall'ossigeno centralmente, dal ferro bivalente, come si è detto, dall'alfa chetoglutarato, ma soprattutto dall'acido ascorbico. Attenzione, sotto l'ipossia, ripeto, non può essere attivata, l'accumulo quindi della subunità 1-alfa porta alla trasmigrazione nucleare, lo ripeto ancora, e formare il suo eterodimero che poi verrà coattivato da queste proteine speciali, sono CBP300 e quindi attivate. E vedete il gioco qui bellissimo, c'è anche, pensate, un fattore inibente che si chiama, è l'opposto, FIH, l'hanno chiamato per non confondere con l'HIF, che è una asparagina idrossilasi. Sapete cosa fa questa? All'interno del nucleo invece blocca l'interazione con i coattivatori, quindi vedete che il sistema, tutto sommato, ha un doppio controllo. Uno extranucleare e una intranucleare, esercitato proprio da due idrossilasi. Una è la prolidrossilasi e l'altra, appunto, questa asparagine idrossilasi. Ma attenzione, diminuendo la concentrazione di ossigeno, entrambe sono inibite. Eccolo qua, infatti, lo vedete? Il gioco viene esercitato dalle concentrazioni dell'ossigeno su queste idrossilasi e che vanno a giocare, come vedete, come vedremo tra poco, in particolare, quando vengono inibite, purtroppo, sul discorso sviluppo della glicolisi di tipo anaerobico e purtroppo la produzione di ATP che non è più dipendente stavolta dal mitocondrio, dalla fosforilazione ossidativa, ma da un fattore, ovviamente, da un'esagerata produzione, diciamo, di acido lattico, e poi vedremo con la produzione di ATP in maniera, però, che non è ovviamente aerobica.
Allora attenzione, proprio perché accade questo? Perché quando l'eterodimero è formato, qual è il suo problema? Va praticamente a impedire nella glicolisi, nello step finale, come noi sappiamo, della glicolisi che porta al piruvato, che deve essere poi convertito in acido acetico attivato, famoso acetilcolo enzima A, molecola centrale di tutto il metabolismo, fondamentale, tutto parte da lì, ad entrare nel mitocondrio per essere poi destinato a fare, diciamo, il suo ciclo di Krebs e essere collegato alla catena respiratoria. E questo accade attivato, cosa fa? Praticamente attiva, pensate, una chinasi che va a inibire la famosa piruvato deidrogenasi, cioè proprio quella che permette la conversione del piruvato all'acetilcoenzima A per poter poi essere metabolicamente ben, diciamo, convogliato all'interno del mitocondrio e produrre l'ATP secondo il Krebs. Pensate che addirittura nell'effetto Warburg, tra poco vedremo, c'è un oncogene che molti conosceranno, l'MIC, quasi un tumore su 5, scusate, su 2, che coopera proprio questo oncogene nell'attivazione trascrizionale di questa chinasi. Sapete che le chinasi sono le fosforilasi e molto spesso fosforilare significa proprio inibire per esempio un'attività enzimatica. Allora ecco lo SHIFT, famoso lavoro che è uscito su Science nel 2009, che ha confermato l'effetto Warburg. Pensate, quasi oltre 80 anni dopo è stato rivalutato l'effetto Warburg, che tanti avevano dimenticato. Bisogna vedere anche con quale onestà era stato dimenticato, forse. E cioè lo shift di passare dal fenomeno, vedremo, ossidativo classico a quello glicolitico. E allora guardate, che cosa accade? Qual è il ruolo dell'HIF nel metabolismo? Uno, giocare su una trasformazione dei trasportatori del glucosio, GLUT1 e GLUT3. Giocare anche sul dare un fenotipo diverso agli enzimi che sono coinvolti nella cascata glicolitica, tipo l'esochinasi, per esempio l'attivazione dell'esochinasi 2, che vedremo importantissima, che cambia completamente l'assetto, o delle fruttochinasi, quindi che ne permettono poi il convogliamento, per esempio, verso la via dei pentosi fosfati in maniera diversa. Poi appunto questa attivazione della chinasi e piruvato deidrogenasi che abbiamo visto adesso, e poi importantissimo il gioco che viene esercitato sui trasportatori degli acidi monocarbossilici, gli MCT, e dei protoni. E il gioco anche che fa l'anidrasi carbonica di tipo 9, perché violentemente questo qui provoca per forza di cose l'attivazione del fenomeno glicolitico, un aumento notevole dell'acidità intracellulare, e se non fossero attivate queste pompe proprio di membrana per riattivare, per sistemare il pH, sarebbe la morte della cellula. Ma non ci dimentichiamo che questo qui provoca poi una acidificazione della matrice extracellulare, su cui proprio la scuola di alta formazione ha chiesto di dare proprio un target particolare su questo aspetto, cioè il gioco della matrice, che non riguarda solamente, è un terreno di battaglia importantissimo, organicamente fondamentale. Allora guardate, l'HIF alfa nel controllo del metabolismo. Vedete, da una parte il fenomeno glicolitico che va cambiato perché cambiano gli enzimi a pro di quello che può essere sia la via di pentosi fosfati, diciamo, che vedremo adesso a tutto vantaggio diverso, e poi ovviamente con la produzione di lattato, anziché perché c'è il blocco, come vedete qui in basso, della piruvato deidrogenasi ad opera della famosa chinasi che ne impedisce. Ma il fratello, uno dei fratelli, perché HIF sono tre, hanno scoperti tre HIF1, di cui abbiamo parlato adesso, l'HIF2, l'HIF3. Adesso è molto studiato anche il fratello 2. Il fratello 2, pensate, coopera col fratello nel dire tu mi convogli, non mi convogli verso il mitocondrio, io ti do pure una mano perché blocco la beta ossidazione degli acidi grassi per fare una nuova biosintesi dei lipidi. Inoltre blocco anche la produzione di ROS, in questo caso sarebbero utili, per esempio, i ROS non sono tutti negativi, utili per poter bloccare anche i meccanismi, diciamo, che si potrebbero innescare. Per esempio, la stessa cellula tumorale potrebbe essere, una cellula modificata potrebbe essere soppressa dai ROS. In questa maniera io fo tutto un mio gioco a fine di formare nuova proliferazione cellulare e vediamo come. Allora vedete che giustamente nel 2019 io e Giorgio ci siamo
emozionati per questo premio Nobel che ha completamente confermato Warburg. Adesso c'è da chiedersi come verrà utilizzato, ma io su questo sono contentissimo affinché la comunità scientifica abbia veramente riconosciuto a Semenza, a Radcliffe, a Kerin giustamente il ruolo che meritavano. Però bisogna vedere poi che cosa ci sarà dopo. Sta di fatto che sembra quasi un, diciamo, il destino ce l'abbiamo mandata. Guarda caso, dopo si verifica, dopo pochi mesi, l'esplosione del Covid-19 e l'ipossia a livello soprattutto del gioco cuore-polmone è diventata fatale. E allora eccoci, tanto per l'argomento. Guardate, e qui siamo subito collegati, perché ho fatto questa considerazione. Una bellissima, sempre review di pochissimi anni fa, diceva proprio: ipossia e infiammazione sono la stessa, due facce della stessa medaglia. Due facce. E sapete chi è uno delle citochine che fa da maestro in questa situazione e che lavora, vedremo, a braccetto clamoroso proprio con l'HIF quando è attivato? Il famoso nuclear factor KB, di cui sempre di più si parla finalmente. Prima se ne parlava fino a qualche anno fa solo fra noi, facciamo questi corsi che Giorgio ha sempre fatto, perché io Giorgio lo definisco, ho sempre detto, un catalizzatore, un enzima che favorisce questa, direi anche, potrebbe essere anche un fattore della coagulazione, ci fa coagulare tutti noi, per Giorgio, cioè, tutti, Burgio, cioè ci ha fatto coagulare per fare una diffusione diciamo, di scienza corretta. E il nulla ha fatto, se ne parlava da 2, 3 anni, 4 anni nei corsi, adesso sempre più importante. Adesso finalmente anche la comunità scientifica, anche i critici sono accorti dell'importanza di questa citochina. E guardate questo schema. Sempre su questa legge vi ho fatto vedere ipossia e infiammazione. Guardate il gioco perverso che fanno. Sulla parte sinistra di questa appare quel meccanismo che ho spiegato prima, cioè le due subunità, uno alfa e uno beta, trasmigrano nel nucleo, giusto? Ma la cosa importante, sapete qual è? Che quando vanno a essere recepiti a livello nucleare dei famosi elementi regolatori dell'ipossia, stimolano la produzione del nuclear factor KB. Attenzione, che cosa succede? Cioè, questo nuclear factor KB è qui, e io qui voglio un po' soffermarmi perché la cosa è veramente importante. Dall'altra parte, invece, questo nuclear factor, generalmente lui, anche lui è fatto da due subunità, la P50 e la P65, che fortunatamente però sono bloccate da un inibitore, scusatemi, ecco, da un inibitore, vedete? Questo inibitore è proprio l'IK beta, una subunità, proprio protegge la blocca. Ma attenzione, in caso di ipossia, soprattutto spinta, purtroppo inibendo le famose idrossilasi, le quali avevamo visto tenevano sotto controllo la formazione della subunità affinché trasmigrasse nel nucleo, le stesse idrossilasi controllano questo inibitore delle subunità, che diciamo colui che blocca di liberare le subunità del nuclear factor KB. Ma quando queste idrossilasi, sia la prolinidrossilasi che la asparaginidrossilasi, sono sganciate, purtroppo sono inibite, perché la concentrazione d'ossigeno diminuisce, e questo succede perché si attiva l'HIF. L'HIF cosa fa? Lui ne permette l'inibizione dell'inibitore, cioè va a giocare sulla subunità invece alfa che blocca la beta e permette, vedete, che le due subunità del nuclear factor KB, P50 e P65, trasmigrino nel nucleo. E sapete cosa accade? Ecco il colpo di scena che è stato scoperto negli ultimi anni. Questa maledetta citochina va, anche lei ha degli elementi recettivi a livello del DNA, e guardate, se vedete in parte in basso, sulla destra, favorisce la trascrizione dell'HIF. Pensate, si aiutano a vicenda. Veramente, si direbbe proprio culo e camicia, veramente. Si aiutano a vicenda. E vedete che il macrofago, che è un elemento cellulare dell'infiammazione, dell'immunità chiave, questo meccanismo ve l'ho fatto vedere anche a livello macrofagico, vedete? In addizione vedete la degradazione IKK mediata dell'inibitore viene purtroppo inibita, si attiva il nuclear factor e questo transattiva ulteriormente la possibilità di formare l'HIF1-alfa. Vedremo poi nella scuola di alta formazione questo macrofago che fa la parte da gigante.
Allora, l'importanza, vedete, di modulare le vie di segnale intracellulari, la fruttosi, il fattore fossico e il metabolismo naturale, la prevenzione e il trattamento del cancro. Questo è importante, che è uscito in queste review meravigliose. La comprensione delle basi metaboliche del cancro, studi, attenzione, ha la possibilità di fornire il fondamento per lo sviluppo di nuovi approcci in grado di modulare il metabolismo tumorale. Allora eccoci, ma nel 31 il grande maestro Warburg, che ne ha fatte di cose, vi assicuro, ha dato un contributo alla biochimica micidiale, anche a livello analitico addirittura, il test ottico di Warburg per l'analisi degli enzimi. Vi ricordo che lui è il maestro di Krebs, tra parentesi, era un suo allievo Krebs, faccio tutto dire in quel laboratorio. Allora, lui aveva detto, e poi se lo sono dimenticato, a volte anche sbeffeggiato. Cioè, che si è permesso anche di sbeffeggiare Warburg, dire, vabbè, si l'aveva detto nel 30. No, cari signori, no, cari signori. Nel 2019 i premi Nobel, giustamente dati, hanno confermato Warburg. E cioè, eccolo lo shift che lo aveva visto in modo intuitivo, veramente una grande testa. Lo shift del fenomeno glicolitico, che Science poi nel 2009 ha rivalutato. Perché c'è un vantaggio di questo fenotipo glicolitico? Uno, una maggiore resistenza alla fruttosi, quindi aumenta la proliferazione di una cellula modificata, per esempio. Cioè permette, quella che conduce alla minor produzione di ATP, contribuisce a un vantaggio selettivo alla cellula, per esempio, cancerosa. Sopprime l'apoptosi ATP dipendente. Poi guardate questa, quando vi ho detto di anzi che tutto va a pro di un metabolismo, diciamo, della via di pentoso fosfati, ma guardate come però, perché si va verso la formazione delle sintesi della purine, che tra l'altro è favorita anche dalla famosa pathway della unità monocarboniosa, in cui ci gioca per esempio anche il metabolismo dell'omocisteina, col recupero dell'NADPH, il cofattore, si favorisce una maggiore sintesi di acidi grassi, che a sua volta, come abbiamo visto prima col fratello 2-alfa, era anche favorita perché lui ne bloccava l'utilizzazione a livello della beta-ossidazione. Il tutto per fare, vedete, nuovo colesterolo, quindi nuove membrane, costruzione di nuove proteine, nuove glicoproteine. In pratica, aumento in modo ottimale e anche smisurato in certi casi della proliferazione cellulare. Eccoci al terzo vantaggio. Come si è detto, c'è una minor produzione di ROS con la glicolisi rispetto alla fosforilazione ossidativa, e questo fa sì che la cellula quindi possa essere meno bombardata, in questo caso, dai radicali liberi che sarebbero, in questo caso, farebbero da controllori. In quarta analisi si produce una maggior quantità, purtroppo, come sappiamo, d'acido lattico, ma questo pH acido extracellulare, perché le pompe, come abbiamo visto, che giocano sul protone e sugli acidi monocarbossili, con l'anidrasi carbonica, ne permettono per forza di regolare il pH extracellulare a scapito della matrice. Ed è lì che si gioca veramente. Guardate questo, una considerazione. L'attivazione della famosa esochinasi, il punto iniziale, lo step proprio della glicolisi, con l'isoenzima modificato dell'esochinasi 2, presente nelle cellule tumorali, per gestire al meglio la glicolisi aerobica, secondo l'effetto Vargo, non è dovuta a mutazioni genetiche casuali a carico della sequenza del DNA, come indica per esempio l'oncologia tradizionale, ma intervengono diversi fattori di trascrizione. Quindi l'azione è sull'mRNA, dipendente a sua volta dal redox cellulare, dallo status di redox cellulare. E il gene responsabile di tutto questo, guarda caso, è presente nella stessa regione che esprime l'oncosoppressore P50, favorendo l'apoptosi. Quindi si va a giocare inibendo purtroppo l'azione dell'oncosoppressore. I ROS partecipano alla gestione dell'apoptosi attivandola, e quindi se bloccate quella automaticamente. Allora ecco il ruolo dei fattori fossili nella tumorigenesi. La riduzione delle concentrazioni di O2 all'interno della massa tumorale promuove l'espressione, ne favorisce l'HIF. Allora vedete che, attenzione, eccoci qui. Un'altra bellissima review che fa vedere la sopravvivenza della cellula tumorale. Da una parte, vedete come l'HIF, il decremento dell'ossigeno che favorisce, diciamo, la formazione dell'HIF, fa sì che ci sia, vedete, una transizione epiteliale-mesenchimale, l'angiogenesi, l'autofagia, mediata da tutti i vari fattori di trascrizione che vedete, per esempio, l'angiogenesi, il famigerato
fattore di crescita dell'endotelio vascolare, la sintesi di glicogeno, scusate, la biosintesi, mi si è visto, di nuovi lipidi, per il controllo dei nutrienti. Dall'altra, un mantenimento della, diciamo, dell'energia cellulare, che è effettuato però stavolta con una diciamo, un'esacerbata formazione di ATP che deriva dall'acido lattico e non dalla fosforilazione ossidativa. Infatti, l'ipossia è una condizione diffusa nei tumori. È sicuro che molti tumori umani hanno valori bassi di più 2, anzi, sempre di più vengono etichettati in questo senso. Un'ipossia severa non è normalmente presente mai nei tumori, mescolati nei tessuti normali, ma spesso esiste nei tumori, e proprio la capacità ad adattarsi a un'ipossia spinta è essenziale per la crescita di una cellula tumorale. E guarda caso che un aumento della concentrazione dell'HF1-alfa correla in modo diretto con la vascolarità dei tumori. È positivamente correlata. Guardate questa slide, veramente impressionante. Cioè, quando si abbassa la PO2 a livello cellulare, guardate i valori che sono veramente bassi, sta parlando di sotto i 10 mm di mercurio, fino ad arrivare, pensate, a 1,05 mm, e vedete la dose di dipendenza aumenta la massa, perché c'è una diretta correlazione più farmacologica, si direbbe quasi, l'aumento del fattore HIF-alfa, e guarda caso il fattore di crescita dell'endotelio vascolare. Quindi la formazione di un'angiogenesi spropositata. E nella cute, per esempio, è venuto fuori questo negli studi fatti. Man mano che si diluisce la concentrazione dell'ossigeno nell'epidermide, aumenta proprio l'espressione dell'HIF-1, cioè quando è attivato insieme appunto al metelodimero. E questo porta, vedete, bellissima review fatta da Biochemica e Biofisica ACTA, non alla formazione di un'omeostasi dell'epidermide corretta, partendo dai cheratinociti, ma dai melanociti, purtroppo a una trasformazione maligna che porta al melanoma. Allora, guardate, io ho scritto sul ruolo dell'ascorbato. È fondamentale per il gioco delle idrossilasi. Quindi va vista questa molecola. Cominciamo a dire che la nutraceutica, io lo ribadisco ancora, è la nutrizione, è il, diciamo, il nutrizionale che va visto in ambito farmacologico. Cioè, se si parla di vitamina C, gli si dà un ruolo vitaminico, ma in questo caso l'ascorbato ha un ruolo fisiofarmacologico. È ben diverso. Cioè, come ce l'ha il folato, come ce l'ha la vitamina D, come abbiamo visto sempre di più, addirittura ora non si parla più di vitamina D, si parla di ormone, ma si parla di sostanza farmacologicamente attiva, anche l'immunità, cosa che tratterò appunto nella scuola. Ricordiamoci che il metodo di vitamina dose dipendente è un problema, perché studi hanno dimostrato che se ne sono somministrati 1 grammo, non più di 230-250 mg entrano. E questo perché? Perché se voi guardate, farò vedere, purtroppo il trasporto è mediato lungo l'intestino tenue da una frana apicale delle cellule intestinali. Cioè, pensate che già a dosi comprese fra i 30, 50, 180 e 200 mg ne si è assorbita al massimo l'80%. Purtroppo studi in vitro dimostrano che i livelli trasportatori sono sensibili alla concentrazione, ma man mano che ne aumentano diminuiscono. E aumentano, anzi, in presenza di basse concentrazioni. A dosi superiori a 500 mg può essere anche assorbita per diffusione passiva una parte della vitamina C, ma esagerare ne entrano il 50%. Qui si parla, ecco, vedete, 1 grammo, hanno fatto vari studi, 30-50% si va bene, ma comunque vi dico, uno studio che io ho visto sull'American Journal Clinical Nutrition, studio fatto in maniera controllata, su una dose di 1000 mg non ne passavano più di 250 mg. Quindi, in teoria, quando si dice uno va a farmacia e prende un consiglio, il collega farmacista dovrebbe dire: volevo prendere, dottoressa, vitamina C, lo dovrebbe dividere in quattro, i Chebion, in quattro, per avere sempre quattro dosi da 250 equidistanti, perché se no non ha senso, il resto va via per via renale, non se ne scappa. Eccolo qua. Qui l'ho messa a slide per guardare meglio, poi quando Giorgio vi passerà le slide, proprio il dettaglio della vitamina D, della vitamina C, scusate, il trasporto proprio della vitamina D
e la vitamina C che è appunto dipendente da questi trasportatori epiteliali dell'intestino sodio-dipendenti. Tra l'altro interessante vedere per la struttura che ha la vitamina, che ha l'acido ascorbico, che il deidro ascorbato ovviamente compete con i trasportatori del glucosio, perché se lo guardate è un lattone ciclico analogo al glucosio, analogo, questo ci deve fare riflettere. Allora entro nel dettaglio. Ecco perché ho centrato questa... La biodisponibilità è molto importante. Molto spesso, mi fanno ridere in televisione, scusate, quando parlano, dicono, se si deve mangiare, dottore, potevi dire lenticchie per il ferro, la cipolla. Ma che cosa stiamo dicendo? Ma di che stiamo parlando? Ma guardate che non esiste proprio. Cioè, la biodisponibilità influenza in maniera cruciale quella che è la capacità di nutrienti a fare nelle sedi tessutali e quindi cellulari. Cioè, vi faccio un esempio. Dice, mangiate un po' di lenticchie, non hai bisogno di... Ma è per il ferro. Ah sì? Ma non riusciamo a volte a riuscire da un'anemia sideropenica dando anche un ferro super potenziato sotto forma di bisglicinato? Figuriamoci se una cipolla e le lenticchie, con le fibre che hanno e altri componenti, vorrei vedere quant'è la biodisponibilità del ferro. Praticamente quasi zero. Quindi cerchiamo di andare a vedere il fondo del problema. Il problema della biodisponibilità è veramente importante. E guardate, quello che veramente garantiscono, quello che mi ha fatto innamorare un po' 21 anni fa, sono 21 anni che conosco Giorgio, pensate ragazzi. Allora, cari colleghi, però non me ne sono pentito, perché Giorgio come catalizzatore mi ha fatto poi conoscere una valanga di colleghi valenti che oggi parlano insieme a me, ma non solo, anche nella scuola d'alta formazione sono stati anche coinvolti e non solo. E guardate questo, l'aumento, per esempio, quali sono, vedete qui, diciamo, una scala graduata di quelle che possono essere la biodisponibilità. Vedete che una delle somministrazioni migliori è proprio lo spray intraorale colloidale. Perché colloidale? Perché ha la stessa struttura cellulare, è stata lì la forza che mi ha un po' fatto pensare quando ho conosciuto questi prodotti, che vi ripeto, io stesso non so più a fare pubblicità, io li uso, perché sennò sarei un incoerente. Ma li uso perché ho visto il fondamento di questi prodotti. Spray intraorale superiore, pensate, all'iniezione intramuscolare. Certamente il massimo è l'endovenosa, lo sappiamo. E addirittura quindi il sublinguale liquido deve essere, per essere effettivo, colloidale. Ecco una formulazione giusta. A volte la gente mi dice, come la devo somministrare? La devi somministrare con le spruzzate sotto la lingua o anche nel cavo orale, in modo equidistante durante la giornata. Nei casi più specifici, chiamiamola vitamina C, e io vorrei chiamarla come ascorbato, molecola nutraceutica e farmacologica, in questo periodo io me la sto prendendo per almeno 3 volte al giorno, in maniera equidistante. E perché poi lo scopo qual è? Perché attenzione, anche quando si assumono vari nutraceutici, è quella di avere una concentrazione costante nel sangue, garantisca sempre un'azione di tipo, in questo caso, farmacologico di fatto e preventivo di fatto. Quindi non i picchi, ma nemmeno gli avvallamenti, ma vedete una costanza della concentrazione nel sangue e poi ovviamente cellulare. Allora arriviamo anche al detrosulfazime. Allora, sapete che gli studi che ha fatto fare Giorgio, che io veramente ero molto scettico, devo essere sincero, ero veramente scettico perché ho detto, Giorgio, quando mi disse mi affido a Milano, alla professoressa Ferrer, ho detto auguri, auguri veramente, perché non so, accetta poi il risultato. Il risultato, guardate, che quando poi, oltre a questi effetti che possono venire fuori, l'aumento della respirazione mitocondriale, la produzione di ATP, quindi il ripristino delle cellule ossee, pensate, della catena mitocondriale, certamente quello che era azione protettiva per i ROS, ma quello, diciamo, era stato già preannunciato dall'Università di Urbino, da tutto lo staff del professor Canestrari, carissimo amico tra l'altro, una persona veramente, veramente bella, dentro, proprio scientificamente e anche interiormente, devo dirlo, mi fa piacere anche dirlo. Ecco, guardate, quella è importante, la riduzione significativa del fattore ossido HIF-1 fatto dal gruppo di Milano anni fa. Ed ecco, vedete, il gioco. Questo è importantissimo perché è venuto fuori, evidente sperimentale, hanno dimostrato
non solo il gioco importante su quelle possono essere, per esempio, la superossido dismutasi manganese dipendente, certamente, l'aumentato consumo di ossigeno cellulare fatto ovviamente sulle cellule endoteliali in cultura. Ricordiamoci che l'endotelio, cioè, non sono state scelte a caso le cellule endoteliali, proprio per il ruolo micidiale che ha l'endotelio, è considerato un organo al pari della matrice extracellulare fondamentale, che riporta anche il metabolismo mondiale. Ecco le considerazioni. Vedete? Io veramente punto su questa qui, soprattutto. In questo caso, il responso, diciamo, ipossico viene mediato in maniera, orchestrato in maniera dell'HIF, come si è visto, ma il detrosulfazime, abbiamo tutto il cell food, va proprio a disattivare l'espressione dell'HIF1-alfa. Sapete cosa significa? È up regola invece la superossido dismutasi manganese dipendente. Tutto questo unito all'aumento della, diciamo, della riconversione, dello shift verso la respirazione mitocondriale, porta a preservare la piena funzione endoteliale e questo anche in chiave, pensate, antiaterogenica. Ecco qua, vedete che tra l'altro ci sono stati anche interessanti studi che aveva fatto il gruppo della Ferrero anche sui linfociti, cosa di cui parleremo in modo più approfondito. Già il 3, io ritorno sul sistema ossigeno e sistema immunitario per dare una pillola, diciamo, di antipasto, ma ne parlerò in maniera dettagliata proprio nella scuola di alta formazione. Vedete che Regina Elena, con questo studio che aveva fatto sulle cellule, sia leucemiche che sui tumori solidi, indipendentemente da Milano, attenzione, ha confermato questi studi. Cioè aveva fatto studi sulla proliferazione cellulare, sull'apoptosi, sempre sul fattore ipossico 1 alfa e sul metabolismo cellulare. Allora uno dice, ma attenzione, due laboratori indipendenti, che magari non si voglia nemmeno troppo bene, perché sai che ci sono anche le gelosie, forse non è questo caso, però esistono anche questi tipi di meccanismi, purtroppo a livello universitario, hanno confermato lo stesso dato. In particolare, che cosa ha studiato? Sì, l'hanno studiato sulle cellule tumorali in cultura. Intanto hanno visto una netta riduzione della proliferazione cellulare. In seconda analisi, sull'apoptosi, quali sono i parametri che sono andati a guardare? La attivazione della caspasi 3, l'enzima chiave dell'apoptosi, e poi una frammentazione del DNA nucleare, come è logico aspettarsi. Allora, guardate i risultati sull'apoptosi esercitati dal detrosulfazime o cell food. Sono molto significativi su tutte le cellule trattate. Tra l'altro, sono i lavori appunto sulle cellule leucemiche che potete vedere. Vi faccio un antipasto su tutto questo per farvi capire, diciamo, il razionale dello studio, cioè sono andati a vedere l'attività del composto sulla capacità proapoptotiche proprio, quindi esercitati sull'enzima chiave che è la caspasi 3. E vedete anche sulla frammentazione, qui è una tecnica di isoelectrofocusing proprio, speciale elettroforetica, che ha dimostrato che delle tre linee leucemiche studiate induce la morte cellulare proprio con la frammentazione del DNA derivante. E poi la ciliegina, come vi dicevo, il controllo dell'espressione del 1-alfa, tra l'altro poi vi fa vedere diverse linee leucemiche, ma nel lavoro fa vedere anche la dose dipendenza, questa è molto bella, cioè aumentando le dosi del prodotto, come diminuisce l'espressione dell'HIF-1-alfa in maniera, sapete che la dose dipendenza è importante affinché ci sia il paradigma farmacologico di accettabilità scientifica. E alla fine, attenzione, allora dice, ma cosa fai? Mi ripristini anche il metabolismo energetico che era stato bloccato dall'HIF1-alfa, attenzione, sul mitocondrio? Certo che sì, perché come lo vedi? Lo vedi per esempio perché riduce l'espressione di quel gruppo 1 attivato attraverso la deregolazione dell'1-alfa, che sapete, avete visto, cambiava proprio i trasportatori del glucosio oltre che gli enzimi della via glicolitica, e anche vedete, e com'è la conseguenza? Dovrei vedere un'attività nettamente ridotta dell'attiodeidrogenasi, colei che favorisce la conversione del piruvato non purtroppo acetilcolina, ma nel lattato. E questo avviene anche qui in maniera nettamente dose dipendente. Quindi si ripristina il fenotipo non glicolitico, ma quello mitocondriale. Eccolo qua. Naturalmente anche il lattato, non solo l'LDH, la concentrazione del lattato e quindi anche il pH intracellulare che viene correttamente poi ripristinato. Allora, le conclusioni fatte da Roma dicono:
inibizione delle cellule leucemiche con induzione all'apoptosi, alterazione e ripristino del metabolismo cellulare secondo la via aerobica corretta, che prevede poi il Krebs e la fosforilazione di tipo ossidativo. Le stesse conclusioni che sono in accordo con la Ferrero del 2011. Guardate, la Ferrero, questi laboratori studiavano già l'HIF 10 anni fa, quindi quasi 9 anni prima, 9 anni prima dell'assegnazione del premio Nobel, avevano intuito anche vari laboratori di importanza del fattore ipossico. Ecco, una cosa importante, a volte mi chiedono, ma secondo te che cos'è che agisce, il principio attivo? È la miscela, è come si dice in fitoterapia, il fitocomplesso. Qui è proprio diciamo, il nutraceutico complesso che agisce, perché questi effetti pro-apoptotici, delle conclusioni anche Roma ha messo, ha detto, non dipendono dall'intera formula piuttosto che da uno o più componenti. Certo che ci gioca il deuterio, bisogna stare qui un'mezz'ora a parlare delle proprietà del deuterio, ma è proprio diciamo, il multicomplesso, in questo caso, agisce in maniera sinergica. Ed ecco qui adesso vi do anche delle conclusioni. Intanto dei dosaggi di prevenzione primaria. Allora, guardate, delle persone a volte mi dicono, io prendo 5 gocce, 6 gocce, 3 volte al giorno e mi bastano. Il protocollo prevede dalle 7 alle 10 gocce per 3 volte al giorno. In prevenzione secondaria, dopo un episodio superato a livello tumorale, si consiglia dalle 10 alle 15 gocce 3 volte al giorno. In terapia antiblastica attiva, perché è perfettamente compatibile, dalle 15 fino ad arrivare addirittura, a seconda della situazione clinica, alle 25 gocce 3 volte al giorno. Come hanno sperimentato questa volta i cinesi, loro hanno fatto degli studi che lasciamoli stare perché possono avere tutti i loro difetti, ma questo non vuol dire che non si può fare tutta l'erba un fascio. Cioè, i cinesi hanno fatto anche delle belle cose, stanno facendo anche delle belle cose a livello scientifico. Sempre lontano dai pasti e ben agitati in maniera corretta, come certamente nei protocolli vedrete. E quindi conclusione dell'attività antiproliferativa, vedete, protezione antiossidante, modulazione del metabolismo corretta, inibizione del pathway di sopravvivenza, per arrivare poi a un blocco della fase di iniziazione della cancerogenesi e della promozione, e quindi bloccare, diciamo, più che altro creare un ostacolo alla promozione e progressione della carcinogenesi in atti. Attenzione, diciamo, un nutraceutico di grande, come ha detto anche il congresso dell'Artoi, con questa concludo, credo anche nei tempi, è un cremo preventivo come supporto al trattamento antiblastico, anche in considerazione della sua estrema tollerabilità e sicurezza a lungo termine. Io in questa situazione attuale me lo sto prendendo ovviamente, perché ovviamente dare più ossigeno a questa attuale situazione non può fare altro che bene. Bene. Era una pillola, un antipasto che vi ho messo, diciamo, vi ripeto, nella scuola d'autoformazione abbiamo tutti noi abbiamo molti più tempi a disposizione, quindi l'avrà anche Pier Giorgio, l'avrà ovviamente il bravissimo collega Allegrini, a cui faccio complimenti, tra l'altro, rinnovo complimenti, ma a tutti. Adesso mi preme anche concludere la relazione e presentare il prossimo relatore, che è Vincenzo Simonetti, che stimo tantissimo perché oltre ad essere molto preparato, è una persona anche umile, guardate, quindi è veramente una persona bella dentro, è preparato e bello dentro, veramente. E quindi io con tanto piacere gli cedo la parola per assistere alla sua relazione. Grande, grande Mauro.